Sei cose da mantenere assolutamente segrete. Ci sono sei cose che devi tassativamente mantenere segrete. Quali sono queste sei cose? Intanto il presupposto è che tutto quello che tieni segreto lo fortifichi, tutto quello che riveli lo depotenzi. Per cui ci sono delle cose che ovviamente devi mantenere segrete per potenziarle. Quali sono queste cose? Beh, intanto i tuoi progetti. Perché? Diciamo i tuoi progetti, appunto, per non depotenziarli proprio energeticamente, devi tenerli segreti, non devi rivelarli. Ma paradossalmente anche i tuoi problemi, perché per diversi motivi. Primo, perché se tu enunci i tuoi problemi darai dei punti deboli a delle persone, e quindi è molto meglio risolverli per te. O se vuoi parlare di problemi, parla di problemi fittizi. Quelli veri devi risolverti per i fatti tuoi, a meno che quella persona non possa essere interessata direttamente nella soluzione di un problema, dirlo non serve. Tra l'altro non crea neanche coinvolgimento. Il terzo punto è vantarsi di qualche cosa. Ah, io sono ricco, io c'ho qua, io c'ho là, insomma. Vantarsi può suscitare invidia, può suscitare, diciamo, gelosie, che sono tutte, e quindi ti prendi energie negative, ma sicuramente non ti dà, come dire, nessun beneficio. Anzi, il rischio è che ti generi energie negative, per cui non conviene farlo, non ha veramente nessun senso. E anche vantarsi delle proprie capacità, la quarta cosa, perché le cose si dimostrano, chi si loda si imbroda, ci fai una figura di merda fondamentalmente. Ecco, altra cosa che non devi mai rivelare sono pettegolezzi, dire cose o cose che ti hanno detto. Insomma, meglio tenerle segrete, perché comunque passare come persone riservate è sempre un upgrade, è sempre un essere giudicati qualitativamente migliori e genera anche fiducia nelle persone, soprattutto nelle persone di qualità. Quindi stare a spettegolare è veramente la cosa peggiore che tu puoi fare. E la sesta cosa sono le relazioni sentimentali affettive. Fin tanto che non è una cosa consolidata, che vuoi portare alla luce del sole, comunque più la tieni segreta, tra virgolette, più la preservi, più la solidifichi, e quindi non conviene parlare. Ecco, queste sei cose devi assolutamente mantenerle segrete, perché rivelarle non fa bene assolutamente, è estremamente negativo. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, ovviamente metti un like, condividilo con i tuoi amici, seguimi ovviamente su TikTok, su Instagram Massimo Tramasco Ufficiale, su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo canale Liberty dei Narcisisti con Massimo Tramasco. Appuntamento al prossimo video.